1, 2, 3, 4. Sì, Ambra Baci Cicocò. I Moonshine sono sul comò. Ma perché? Ma dai! Ma si può? Ma che c***o di stupido che sono? Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati, anzi, come dico ultimamente, ciao a tutti Ernesti, bentornati e bentrovati. Questi sono dei liquidi tipo Dio. Ciao a tutti Ernesti, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Matti Vape e questa è una video recensione, precensione per il mio canale per l'appunto. E oggi di cosa andiamo a parlare? È la secondo giro, altra giostra dei liquidi di Moonshine. Moonshine, come ho detto nella prima parte, anzi se non avete visto la prima parte vi linko qua da queste parti, penso che sia di qua. Ora andiamo a provare gli altri 4 liquidi. Ripeto, andate a vedervi anche il primo se non avete visto il primo, perché racconto anche un pochettino la storia di Moonshine. Ma non perdiamoci in bazzeggole e andiamo subito alla prova del primo liquido. È il primo liquido che hanno fatto però l'edizione white, quindi una rivisitazione, suppongo. Uff, uff, annusiamo. Ehi, biscottoso, cioccolatoso, ma anche buonissimo sembra. Andiamo a provarlo. Sono tutti a zero di nicotina. Cioccolato bianco. Lo amo. Cioccolato bianco, sì. Oddio, forse ho trovato il mio liquido al cioccolato bianco. Io vado pazzo di cioccolato bianco, ragazzi. Ma proprio roba da battere la testa al muro. Andiamo a metterci subito la quantità di liquidongi e giabalongi. Tu impregnati. Ragazzi, se questo liquido qua è buono, svapato, tanto quanto, è brutto da dire, ma leccato, quindi tanto quanto tastandolo a livello degustativo, basta. Ah, eccolo qui. The One White Edition, la versione bianca del primo nato in casa Moonshine. Biscotti ricoperti di crema al cioccolato bianco tuffati nel latte. Il latte non lo sento più di tanto, però il cioccolato bianco sì. Deve essere comunque un biscotto particolare. C'è da dire una cosa, il cioccolato bianco si sente, ma si sente di più provandolo, degustandolo, non svapandolo. E ti resta molto nel retrogusto il cioccolato bianco, però ragazzi, porca p***a, sono assurdi, sono assurdi, veramente sono assurdi. Adesso andiamo a provare lo zero. Questo è un qualcosa di fruttato. Sento, boh, della mela, possibile? Io ci sento della mela, come se fosse una torta alla mela. Penso di sì, ecco. Appunto, non volevo fargli fare la goccia. Io l'ho fatta fare lo stesso. Non lo so, però il gusto è buono. Andiamo a scopare. Non mi fumo canne, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a scopare. Scatto foto col mio cane. Andiamo a scopare. In ciabatte nel locale. Andiamo a scopare. No. Buono. Non riesco a capire perfettamente in questo liquido cosa ci sia, però è buono. È il caso che ho facciato sto casino qua fuori. Molto buono. Wow, voglio capire anche cosa c'è dentro però. Lo zero è un fruttato di uva, fragola e mirtillo, un sapore fresco e pieno, si apprezza sia ad alti che a bassi wattaggi. Ah, ecco l'uva fragola che... Non mi rientrava il mirtillo. L'unione di mirtillo e uva fragola quasi mi li fa sembrare menta. Ci siamo. È un fruttato cremoso buonissimo. Questo qua si può definire proprio un fruttato cremoso. Molto buono, molto buono. 8 pieno questo qua. Buonissimo. Molto, 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 molto. Molto buono. Wow. Adesso, questo me lo ricordo, perché questo qua è stato quello che mi ha fatto perdere la testa per questa linea ed è l'unico che mi ricordo perfettamente. Adesso, questo è veramente la prova del no. E se non mi ricordo male, mi ricordo bene. Questo qua, il Babajaro, Babajaro, è, ve lo dico dopo. Che bastardo, voi che bastardo. 3 secondi e ve lo dico. Madre di Dio. Mamma mia, ma no, ma non si può. Quasi non ve lo direi, cioè quasi farei un altro video, vi farei aspettare una settimana per dirvi di cosa sa sto liquido. Oddio.
Ma quanto è buono! È proprio lui! E infatti ve lo dico fra una settimana! Ah, siamo arrivati alla conclusione di questo video, ragazzi! Per questo dovete aspettare! Perché è proprio lui! Ah. No, dai, ve lo dico, stavo scherzando. Adesso lo vado a provare. Perfetto! Identico! Tana! Cioè, no, non si possono fare i liquidi così, ragazzi. Non si possono fare i liquidi così. Porca t***a. Allora, nella storia dello svapo ci sono, a mio avviso, due liquidi, cioè due sapori che sono quasi impossibili da ricreare. E loro, con questo liquido, ci sono riusciti, con uno dei due. L'altro non l'hanno fatto, ma con questo qua ci sono riusciti, ragazzi. Avete mai provato un cacao che sappia di cacao e che non sia acido, floreale o quel cazzo che sia? Lui. Cioè, lui. Baba Jaro è un tortino al cioccolato con il cacao che spicca su tutto. Se è buono. Cioè, vi resta in bocca la bocca secca. È come se aveste proprio il cacao sul palato. È buonissimo. Madre mia. No, non c'è un cazzo da fare, ragazzi. Basta. Hanno chiuso. Tutti quelli che hanno fatto del cacao fino ad ora non hanno fatto cacao. Questo è veramente cacao. Però non è che è finita, mi manca l'ultimo. Mi manca l'ultimo. Cadete tutti. Questo qua com'è che si chiama? Lo dice già il nome, allora. Milk Minds. Latte menta. La menta si sente. Per sentire la menta sono tutti bravi. Far sentire l'unione di latte e menta, che è difficile. Porca t***a. Ragazzi, bene, per me potete chiudere tutto, basta. Cioè, la perfezione di questi due liquidi qua vale la pena di comprare anche tutti gli altri, perché per quanto sono buoni tutti, questi due sono i più fedeli in assoluto e non ho paura a dire che sono buonissimi. Cioè, latte e menta, neanche quando lo bevete lo sentite così bene la differenza e l'unione. Comunque, quando bevete il latte e menta sentite il latte con la menta. Ecco, questo vi fa sentire sia l'unione di latte e menta, ma anche il gusto del latte e il gusto della menta. È impressionante, sono buonissimi. Ragazzi di Moonshine, complimenti. Appena fate altri liquidi mandatemeli, perché io li voglio provare tutti i vostri liquidi. Sono veramente buonissimi. Mamma mia, ragazzi, no, basta, chiudete tutto, ciao. La linea in complesso si merita il 10. In complesso si prende 10 per un solo motivo, ragazzi. Sono fedeli. Ciò che dicono, bene o male, tutti quanti rispecchiano. Io all'interno del mio dripper c'avevo sotto anche altri liquidi, quindi può essere che alcune cose me le abbia ballottate. Però veramente, se tra i gusti di cui ho parlato ce ne sono che vi piacciono, provateli, acquistateli. Tutti e 8 i liquidi sono buonissimi. La serie completa, acquistatela, fottetevene, spendeteli sti soldi, comprateli. Sono buonissimi. Ragazzi di Moonshine, veramente complimenti e ancora grazie per avermi dato tutti e 8 i liquidi da provare. Grazie. L'ultima volta che mi sono esposto per un liquido del genere dicendo a mani basse era il Vroom della Puff. Questo, cioè questa linea qua, vale veramente. Ragazzi, che dirvi, grazie di essere stati con me. Vi invito a iscrivervi al canale, condividere il video, fate crescere la mia pagina, ma perché no, anche i liquidi di Moonshine. Se siete nuovi e vi iscrivete al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche del mio canale. Se non siete nuovi, grazie lo stesso, andate a cercare su Facebook ed Instagram Moonshine, che vi lascio con Instagram doc.moonshiner e Facebook Moonshine e Co. Andate a cercarli, ragazzi, iscrivetevi sulle loro pagine, ma anche sulle mie, perché ci sono anch'io su Facebook ed Instagram. Cercate Matti Vape ovunque. Con l'ultima svapata di latte e menta vi saluto, e se il video non vi dovesse essere piaciuto e se non volete far crescere gli italiani, sono cazzi vostri. Italiano e patriottico, non che gli altri siano da disdegnare. Però quando ci sono gli italiani, ci sono gli italiani, no? Oh, ciao! Andiamo a comando.